sera dal telegiornale Rai della Toscana. Il fascino del teatro romano di Volterra rivive nella 22esima edizione del Festival Internazionale Prosa, Musica, Poesia, Danza e Teatro fino al 4 agosto. Laura Passetti. Quando il re si sarà addormentato e la fatica del viaggio l'avrà indotto a un sonno profondo, abbrutirò nel vino e nelle gozzoviglie gli uomini di guardia, tanto che la memoria dei loro compiti andrà in fumo e la sede della ragione non sarà che un confuso labirinto. Cattivi, cattivissimi bastardi, Simon Domenico Migliorini e Sara Biacchi interpretano Shakespeare, circondati dall'incanto del sito archeologico, dal Teatro Romano di Volterra. Enrico V è un eroe, dice Shakespeare, ma Dio ci guardi dagli eroi, che peggio ancora dei cattivi provocano tanto dolore e tanti morti. La guerra in nome di un ideale è comunque prevaricazione, morte gloriosa è comunque sacrificio. Cattivi ed eroi, due facce di una stessa medaglia. Cattivi, nel teatro di Shakespeare, è un testo di Luigi Linari, il recital con cui ha aperto la 22esima edizione del Festival Internazionale di Volterra, passando poi attraverso i personaggi di Pirandello, Aristofane e Sofocle, ma anche la musica di Astor Piazzolla, dal barocco al rock, fino all'Ombra della Sera, il 3 agosto, con la consegna dei premi. Perché noi di quella vaga materia siamo formati, di cui son fatti i sogni, e si consuma come in un sogno questa breve vita. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.